Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa che ritengo sia importante perché l'argomento è in effetti di grande rilevanza. Come leggerete nel comunicato stampa, noi perdiamo ogni anno 30.000 persone per cancro del polmone, in gran parte dovuto al fumo delle sigarette. 30.000 persone vuol dire che ogni giorno 100 persone muoiono, è come se un aereo con 100 persone a bordo ogni giorno si schiantasse per terra. Io inizierò raccontandovi un breve aneddoto che mi avvenne, su quello che mi avvenne qualche anno fa, anzi molti anni fa, 30 anni fa credo, quando ero direttore all'Istituto Nazionale dei Tumori ed ero a colloquio col presidente di allora, che era Nuccio Abbondanza, una persona molto gradevole, intelligente, spiritosa, ma un grandissimo fumatore. E quando gli dissi: senti, devi smettere di fumare, lui mi guardò e mi disse: Umberto, tu sei nel mondo della scienza e tutto quello che mi sai dire è di smettere di fumare. Ma che se non lo dice anche la mia nonna? Non bisogna essere scienziati a dire di smettere di fumare. Noi ci aspettiamo da voi qualcosa di più. Io mi aspetto da te e dal mondo della scienza che un giorno arrivate con una bella sigaretta dicendo: puoi fumarla e non ti verrà il cancro. Questo era il suo discorso, ragionevole, anche intelligente, perché noi non facciamo la persecuzione dei fumatori, noi vogliamo solo che non gli vengano i tumori, poi possono fare come tutti in libertà quello che vogliono. Quindi questa sua frase mi rimase in mente, mi torturò per molto tempo, mi dedicai allora, molti anni fa, a far introdurre dal monopolio il filtro, che una volta non c'era, qualcuno se lo ricorderà. Il filtro è un filtro sempre più lungo, sempre più efficace nella filtrazione appunto del fumo, che hanno dato certo subito queste introduzioni del fumo, che ha portato a sigarette con catrame molto più ridotto a qualche vantaggio. Ma naturalmente il fumo continua a essere una catastrofe mondiale, non solo nazionale, e quindi dobbiamo porre dei rimedi. Qualcuno ha cominciato a pensare che si poteva studiare una sigaretta senza tabacco. Tobacco free cigarette. Questa è la novità di questi ultimi 2 o 3 anni. La tobacco free cigarette, per noi che facciamo la lotta al cancro del polmone, è apparsa come un miraggio, perché voi sapete, la gente fuma sia perché sente piacere, diciamo, nel fumare, ma anche perché il fumo è molto gestuale. Il fumo ti toglie d'imbarazzo la sigaretta, non il fumo, scusate. La sigaretta toglie d'imbarazzo in certe circostanze, ti dà un atteggiamento, c'è una gestualità che si ripete e che quindi ti accompagna. La sigaretta è un'amica in qualche maniera, non ti senti più solo con la sigaretta in mano. E quindi abbiamo pensato che questa ipotesi di una sigaretta senza tabacco fosse da percorrere. Naturalmente noi siamo un istituto di ricerca e non possiamo applicare niente che non sia provato nella sua efficacia. Ecco quindi che 2 anni fa circa, no, abbiamo dato in carico, è stato il dottor Cipolla ad avere questa iniziativa, di incominciare a fare uno studio su un limitato numero di persone, di fumatori, una 60 mi pare, però studiati molto bene, molto in profondità, controllati continuamente, che ricevevano sia la sigaretta alternativa, quella che si chiama elettronica, non la chiamano tobacco free cigarette, sigaretta senza tabacco, perché questo è quello che conta, non che sia elettronica, l'importante è che non sia tabacco dentro. Usata, ecco, oltre, ecco, gli si offriva la sigaretta, ma anche un sostegno psicologico. E quindi nei 2 gruppi, con o senza sigaretta elettronica o senza tabacco, abbiamo avuto dei risultati che a me sembrano incoraggianti, di cui adesso vi darà notizie il dottor Cipolla. Allo stato attuale, vedevo proprio ieri sera, ci sono circa 80 lavori
in letteratura che parlano della sigaretta elettronica e ci sono 50 editoriali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente tutti dicono che bisogna studiare la sigaretta elettronica, ma di dati veri su popolazioni certe, su popolazioni omogenee, in studi controllati e randomizzati, non ce ne sono. Per cui abbiamo fatto uno studio su una popolazione molto omogenea, addirittura di malati, cioè pazienti oncologici ricoverati qua all'OIEO, al Centro Cardiologico Monzino, all'Istituto San Raffaele, quindi un studio multicentrico, tre ospedali, tre istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, tutti a studiare lo stesso tipo di problema. Nel tabagismo coesistono due tipi di dipendenza, una dipendenza di tipo farmacologica da nicotina e una seconda di tipo psicologico gestuale, che si esplica attraverso un'interrelazione molto complessa di neurotrasmettitori cerebrali coinvolti nei sistemi di ricompensa. Perché questa spatafiata? Per dirvi che, e ricordare, fumare non è un vizio, ma il fumo di sigaretta è una malattia, è una dipendenza codificata come tale all'interno delle patologie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La sigaretta elettronica che abbiamo utilizzato ovviamente è stata oggetto di una scelta stra-oculata tra le sigarette elettroniche italiane con il maggior grado di garanzia e di controllo dal punto di vista laboratoristico e chimico per quello che riguarda i fumi prodotti dal vaporizzatore, perché sostanzialmente la sigaretta elettronica è un vaporizzatore. Ecco il nostro studio, 71 pazienti arruolati, 36 hanno avuto solo counseling, solo tra virgolette, perché il counseling telefonico si sa che fatta da un buono psicologo ha un successo intorno al 20-25%, e nell'ARM B abbiamo associato al counseling telefonico la sigaretta elettronica. Come vedete nel flowchart dello studio, lo studio è stato veramente molto stringente, quindi visite di screening tutte fatte dallo stesso pneumologo, dal dottor Neroni, 5 visite e 4 counseling telefonici. Tutti i pazienti hanno regolarmente passato queste tappe e il risultato è il seguente, che a un mese nelle barre arancioni vedete la percentuale di pazienti che smettono, a un mese si era passati dal 45 al 58%, al secondo mese dal 40 al 60% e a sei mesi dall'inizio dello studio la metà dei pazienti che utilizzava la sigaretta elettronica era riuscita a smettere di fumare in maniera documentata attraverso visita e valutazione del monossido di carbonio nell'aria espirata, un elemento che non tradisce quanto solitamente i bugiardi fumatori, che sono una categoria che raramente dice la verità, ammette di fumare. Anche laddove non abbiamo osservato uno stop fumo, abbiamo osservato a 2 mesi già una riduzione del 40% del numero di sigarette fumate. Questo trend è continuato nel tempo, manifestando una tendenza dei pazienti ad appoggiarsi alla sigaretta elettronica in maniera costante. Tanto è vero che se noi andiamo a vedere a 6 mesi di distanza, osservate per cortesia la barra di destra, mentre i pazienti fumatori hanno ancora un 5% di monossido di carbonio superiore a 1,5, quindi sostanzialmente vuol dire che fumano, il 30-35%, la barra arancione dei pazienti, ha un livello di monossido di carbonio inferiore a 1,5, che è esattamente quello che troviamo normalmente nell'area di Milano, o meglio dei dintorni di Milano, Milano centro è intorno a 3. Quindi è stata una significativa riduzione del fumo di sigaretta e forse anche
in chi ha continuato a fumare della maniera di fumare la sigaretta, perché questo è un altro aspetto di notevole importanza. La profondità dell'aspirata e la velocità con cui si fuma incide enormemente sulla tendenza a perpetuare il vizio del fumo di sigaretta. Il giudizio positivo è stato dato dai nostri pazienti nel 60% dei casi come aiuto per smettere di fumare, come sostituto della sigaretta tradizionale, come rispetto all'obiettivo di smettere di fumare e rispetto all'obiettivo di ridurre il numero di sigarette fumate. Come vedete, l'entità della soddisfazione è stata molto alta. Le domande, come vedete, erano abbastanza elementari, non sofisticate dal punto di vista, diciamo, psicologico, ma certamente molto pratiche e ci hanno consentito di acquisire da parte dei nostri pazienti un giudizio complessivamente molto positivo sulla sigaretta elettronica in assenza di effetti collaterali. In via definitiva, noi pensiamo che in un momento di caos legislativo e scientifico evidente, sulla base dei dati raccolti, ci sembra chiaro che la sigaretta senza tabacco, mettiamo possa, mi hanno fatto mettere possa, io avrei scritto debba, essere considerato uno strumento potenzialmente efficace, è stata quella signora lì che mi ha fatto mettere possa, per ridurre il numero di sigarette fumate. E noi che abbiamo collaborato con l'industria, ovviamente in questi anni, che è qua assente per correttezza, ma che non posso non citare, soprattutto nella figura di un ingegnere che ci ha parecchio aiutato a capire i meccanismi della sigaretta elettronica, che cosa ci sentiremmo di proporre? Dei vaporizzatori con riempimento a nicotina libera devono essere banditi dal mercato. Non si può vendere la nicotina in drogheria come le caramelle nelle drogherie di una volta. È un delitto. Si vendono concentrazioni di nicotina che equivalgono al fumo alla settimana che va da 200 a 800 sigarette la settimana in questi beveroni venduti nei vapostore. Chiediamo all'industria quindi sigarette con sapore di tabacco, sigarette senza tabacco, come giustamente dice il professor Veronesi, e che possano far attribuire alla sigaretta elettronica il marchio di presidio medico ed essere vendute pertanto solo in farmacia, lontano dalle accise dello Stato. Solo così pensiamo che la sigaretta elettronica possa davvero essere uno dei mezzi potenti contro uno dei più potenti killer del secolo. Grazie. Bene, questo è quello che abbiamo fatto. Adesso, forti di questi risultati, vogliamo partire su uno studio più ampio, perché naturalmente dobbiamo convalidare su uno studio molto più ampio e molto più esteso nel tempo che in effetti le cose funzionino così. Prendo atto del fatto che sia stato fatto uno studio importante su pazienti, persone malate, e naturalmente da questo punto di vista il fatto che la sigaretta elettronica non sia un cancerogena è il vero e grande risultato, perché se noi pensiamo al tumore al polmone, pensiamo che sia meglio avere una sigaretta senza combustione di tabacco e di nicotina, eccetera. Siccome io faccio la psicologa e quindi, come sottolineava l'amico Cipolla, mi occupo di più delle dipendenze, quindi della gestualità, dei comportamenti e della prevenzione, non penso da oncologa, ma penso appunto che il fumo, che è una malattia, perché è una dipendenza, sia da studiare anche in termini proprio di prevenzione per essere liberi in assoluto dalla sigaretta. E quindi da questo punto di vista ci interessava capire, e ci interessa capire, non solo come possiamo andare avanti a studiare la prevenzione, ma anche capire se, se è vera una regola della psicologia che dice che ciò che non si elabora si ripete. È una regola molto semplice: se io non elaboro, ripeto,
E quindi se io non elaboro la dipendenza che ho, comunque torno in una dipendenza. Allora, è buono che questa dipendenza possa non essere una dipendenza cancerogena, ma è pur sempre una dipendenza. Quindi dobbiamo riuscire a capire come essere davvero liberi. E fino a qui abbiamo parlato di pazienti, ma se solo per un secondo ci concentriamo sui giovani, ad esempio, il fatto che ci sia una moda nel mantenere una gestualità può essere anche un fatto non così positivo. Quindi certamente abbiamo tutto l'interesse dell'andare avanti a studiare in questa direzione. Per fare questo abbiamo provato appunto a focalizzarci su uno studio che riguardi da una parte dei giovani che utilizzano, dei giovani fumatori, dei giovani che utilizzano delle sigarette e dei giovani liberi dalla dipendenza, e dall'altro lato invece dei forti fumatori verso i quali abbiamo anche un vero interesse oncologico. Noi affrontiamo il problema tumore polmonare con uno studio ampio di prevenzione, di diagnosi precoce con l'attacco spirale, ed è all'interno di questo programma che vogliamo innestare il nuovo studio sulla sigaretta elettronica. Questo studio è iniziato nel 2000 con 1000 soggetti, lo studio Cosmos, poi nel 2004 ha arruolato altri 5000 soggetti, per un totale ad oggi di 6000, con 256 pazienti con tumore polmonare asintomatico, quindi senza sapere di essere malati, e l'abbiamo trovato nello stadio iniziale nel più del 70% dei casi, con una sopravvivenza a 5 anni del 72%. Quindi le conclusioni del Cosmos 1 sono state: elevato tasso di tumori iniziali e riduzione della mortalità grazie al semplice uso della TAC spirale su larga scala, basso numero di richiami, quindi una prevenzione poco invasiva, basso numero di falsi positivi, cioè di soggetti che vengono sottoposti a una biopsia per motivi per noduli benigni, e basso tasso di tumori indolenti, che come sapete è anche l'altra grande critica agli screening oggi. Sicuramente è importante agire sia con counseling, con altre attività antifumo, ma studiare qualcosa di nuovo. E lo studio sulla sigaretta elettronica che abbiamo pensato di avviare è uno studio che prevede di coinvolgere questi fumatori che entrano nel Cosmos, nello screening, che fanno una TAC spirale, che hanno già tutti un counseling antifumo il primo giorno che entrano, e reclutare questi 200 partecipanti con 50 soggetti che saranno sottoposti verrà offerta loro una sigaretta elettronica per 3 mesi con la nicotina, 50 soggetti sigaretta senza tabacco senza nicotina e un gruppo di controllo, quindi in totale 200. Quindi gli obiettivi dello studio che andremo a iniziare sono quelli di valutare il potere di un programma di 3 mesi di sigaretta senza tabacco nel ridurre il consumo di sigarette e il tasso di astensione, aumentare il tasso di astensione nell'ambito di un programma di screening, e valutare se la riduzione del consumo possa avere una riduzione rapida dei sintomi respiratori, quindi degli obiettivi molto clinici, e nello stesso tempo monitorare la sicurezza e la tossicità della sigaretta elettronica e valutare, ecco che qui si innesta il problema psicologico, e una parte molto importante dello studio è studiare gli effetti psicologici e comportamentali di questa popolazione, vedere se la sigaretta ha un impatto sulla qualità di vita e valutare anche dei nuovi metodi di valutazione di alcuni parametri di stili di vita abbastanza innovativi che ci ha proposto la dottoressa Pravettoni. Quindi globalmente questo studio sulla sigaretta elettronica si inserisce in una lotta al tumore al polmone che noi abbiamo iniziato qui da tanti anni, che prevede una forte componente sulla prevenzione, quindi prevenzione intendo appunto riduzione dell'incidenza di tumore con l'astensione da sigaretta, e poi abbiamo uno studio in corso sulla farmacoprevenzione. Screening con TAC spirale, marcatori molecolari che stiamo studiando, e poi chiaramente questo si trasferisce in una chirurgia sempre meno aggressiva, conservativa, mini-invasiva, robotica, e nel futuro la radiochirurgia. Grazie. Tobacco Free Cigarette, TFC, questo diventerà un po' il simbolo di questa sigaretta, che ha questa efficacia, ma certamente bisognerà studiare, uno, se resisterà
questa capacità di non fumare più tabacco, e come si può influenzare invece psicologicamente le persone che sono allo studio, perché in effetti mantengono questa abitudine di lasciare le sigarette col tabacco. E naturalmente vedere a lungo termine, noi dobbiamo vedere tra 5 anni, tra 4 anni, tra 10 anni, cosa è successo di questi, se e quant'è la percentuale di recidiva.